più pubblicitariamente reclamizzate anche dei realismi, e insieme assistiamo, almeno dal 1992, Francis Fukuyama, The Hand of History, al peana continuamente ribadito che canta la fine della storia. Nel 1992 Francis Fukuyama, nel suo celeberrimo testo The End of History and the Last Man, la fine della storia e l'ultimo uomo, metteva esattamente a tema, in maniera pionieristica da un certo punto di vista, questo sentimento di futuro assente. Col 1989 suggeriva Fukuyama, la storia è giunta al capolinea, si è compiuta nella libertà universale, realizzata, sia suo dire, dalla fine dei comunismi. Non vi è più storia dinanzi a noi, la storia si è tutta realizzata. Questo è in fondo il comune sentire dell'uomo contemporaneo. Quando anche si avvertano le contraddizioni, e come non avvertirle del resto, di un mondo in cui la miseria, le contraddizioni sociali, la povertà, lo sfruttamento hanno raggiunto lo zenith, quando anche si avverta tutto questo, lo si accetta fisiologicamente riconoscendolo non buono ma irredimibile, non giusto ma irrevocabile. È quella che propongo di chiamare l'ideologia della inemendabile imperfezione. Per la prima volta dopo l'89 l'ordine dominante non si legittima presentandosi come perfetto, si legittima invece presentandosi apertamente come imperfetto, ma insieme come non perfettibile, come imperfetto insieme come irredimibile. Ciò che perde in estetica della compiutezza guadagna in ideologia dell'intrasformabilità. L'obiettivo dei realismi e del teorema della fine della storia in fondo è questo sul piano sociopolitico: fare in modo che l'abitatore del villaggio globale, quand'anche abbia piena contezza della volgarità del mondo di cui è abitatore, non torni mai ad essere abitato da ritorni di fiamma rossa che possano indurlo a mettere in discussione l'assetto esistente e a prospettare futuri alternativi, di modo che egli possa convivere con l'insensatezza di cui pure è consapevole, di modo che si rassegni, ecco ritornare il tema della rassegnazione, il disincantamento come cifra dell'epoca, in modo che in maniera disincantata si rassegni a vivere in un mondo non giusto ma che è comunque il solo possibile o il meno peggio fra quelli possibili. Chi abbia letto per ventura sua il libro di Fukuyama sa bene quanto egli insista su questo plesso teorico. Il mondo post-89 è il mondo della libertà universale. Guai a quanti volessero ancora prospettare trasformazioni del mondo in nome di futuri redenti. Ogni qualvolta si tentasse nuovamente di compiere la trasformazione del mondo, ne scaturirebbero le peggiori tragedie, che non a caso una certa forma di ideologia oggi imperante continuamente rievoca, non per il gusto di rievocare le tragedie del passato, ma semplicemente per usarle come deterrente rispetto a ogni anelito di trasformazione e ogni anelito di giustizia a venire.